Buongiorno e benvenuti a tutti su GabrieleTucci.com. Siamo in cucina per un unboxing. Sì, avevo già registrato l'unboxing, il problema è che non avevo attivato la registrazione della fotocamera. In questo video unboxeremo questo pacco che tengo chiuso perché è una cosa importantissima e poi dopo vi farò vedere cosa mi porterò al mare, però subito dopo la sigla. E allora, vai con la sigla! Ho aspettato per arrivare a casa per aprire questo pacco, poi mi accorgo che non ho registrato, quindi riposo tutto il registro. Incominciamo a dire, su questo prodotto ci saranno 3 video. Uno è questo, che però aprirò il pacco senza fare vedere tutta la roba specifica. Poi ci sarà un altro video dove aprirò il pacco e vi farò vedere tutta la roba con le prime impressioni. E poi una mega super recensione. Guardo un po' qua perché c'è il microfono, allora mi viene in mente, no? Ma sta registrando? Registrando. Allora, apriamo il pacco, leviamo la carta che ho rimesso. Tanta ta tanta, mamma mia, l'ho mosso. Eccola qua, Sony HX90, finalmente una camera vlog. Io l'ho già presa in mano, in minuscola, cioè assolutamente minuscola. Mi porterò al mare questa, in modo che con questa potrò registrare video decenti. Allora, levo tutta la roba che avevo rimesso, manuali, cioè questo qua è un libro, cioè il libro di antologia mio è più piccolo di questo. Cioè tutta roba proprio che leviamo. E cosa vediamo? Comunque sono le tre chiavi e poi c'è lei, la master, dentro questa bustina come al solito. Eccola qua, cioè è minuscola. È veramente qualcosa di minuscolo. C'è anche il viewfinder, schermino inclinabile che per me è una cosa importantissima. Perché per vloggare è importante. L'accendo un po', ecco qua, ecco qua, non so se vi vedete, ecco qua, vedete il mio setup, così potete osservare, e con questa potrò fare vlog di cioè all'altezza di questo nome. Ha un obiettivo 24-720 che è assolutamente gigante, cioè, però non è quegli obiettivi mallopponi, si può fare così, forse un po' più comodo. È una compatta, veramente bellissima, molto veloce, ed è Sony, quindi avrà un menu che è gigante quanto casa mia, cioè ma guardate qua, ma come Sony, ma come fai? Ma come fai? Cioè, però bellissima. Certo, non è che è comoda, cioè si tiene in mano, comoda, è molto più comoda della Nikon, però non è che si tiene in mano come una Nikon perché è minuscola. Però fortunatamente l'accettino, importantissimo, c'è. Questa qua mi entra in tasca e quindi la posso portare ovunque. Batteria eccetera, veramente qualcosa di spettacolare. Allora noi ci vediamo dopo con l'altra clip per far vedere cosa mi porterò. Ciao! Buongiorno e benvenuti a tutti in questa seconda parte del video unboxing HX90 e appunto cosa mi porterò a mare. Allora, questo qua appunto sarà cosa mi porterò al mare, sarà in dual cam, sono anche lì come vedete, non so se riesco a montare un dual cam, non so se mi sentite bene perché ho avuto problemi con l'audio, perché il registratore non funziona, forse sono scaricato il video. Allora, vediamo cosa mi porterò. Allora, mi porterò questo con altri 2 borsolini. I borsolini. Comunque, incominciamo a vedere cosa c'è all'interno di questo. È il solito zaino che mi sono portato anche a Venezia, però faccio un rapido sguardo perché è un po' diverso. Allora, qui metterò la Nikon di 3300. Non so se potete vedere dalla dual cam. Ecco qui. Poi, in queste altre tasche, metterò un video micro con la mia Nikon S32 e il caricatore della Nikon D3300. Nikon S32 che mi accompagna sempre al mare, perché è l'unica subacquea. Seconda tasca, qui metterò ancora. Allora, le valigie ancora non sono finite perché io domani parto, ma devo mettere altra roba sotto carica, scaricare schedine, quindi ancora non sono finite, però più o meno questo è quello che mi porterò.
Allora, la cintura, questa qui, è quella là per le monete che uso per le schedine, appoggiamola là. E qua un'altra cinghia, perché in questo momento la cinghia che sta alla Nikon è la cinghia quella ufficiale. E poi, come vedete, in questa taschina ho messo un'altra schedina, altre le metterò in un'altra parte. Il secondo borsellino, che è una tracolina veramente molto 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 piccola, non ce l'ho qua perché è giù, ma comunque lì dentro metterò il 2 in 1 insieme a qualcos'altro. Sì, ho un 2 in 1, però è poco potente, serve solo per scaricare cose in viaggio. Vado a prendere il secondo borsellino. Ok, questo qua è il secondo borsellino, quello che porterò in viaggio. Il Gorillapod lo metterò qua nella tasca laterale del mio zaino, quello là. Qui dentro cosa abbiamo? Non so se mi vedete dalla dual cam. Allora, per prima cosa abbiamo questo sacchettino dove ho messo un MP3 con altre cuffie, e dopo metterò le Game Fusion che non possono mai mancare in nessun zaino. Poi i miei occhiali da sole, ora li metto dentro se no faccio un casino, il mio portafoglio che non vado ad aprire, e qui poi c'è uno spazio vuoto. Perché? Perché metterò questo nuovo acquisto insieme alla KX90, l'ho preso ieri a 1 euro. Qui dentro metterò appunto la KX90 e me la porterò in viaggio senza Gorillapod. Il Gorillapod lo lascio nel portabagaglio. Allora, questo alla fine è tutto quello che mi porterò. Poi cioè, seguite i vlog, farò anche qualche live da lì direttamente col cellulare. Comunque, ora mi organizzo. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e YouTube Gabriele Tucci, anche se questo video uscirà dopo, quando torno. Quindi, comunque, per i prossimi viaggi, seguitemi su Instagram e YouTube Gabriele Tucci. E allora, ciao da GabrieleTucci.com!